La protesta si è allargata a Bruxelles. Alcune decine di persone si sono radunate davanti all'ambasciata greca nella capitale belga per manifestare solidarietà ai giornalisti greci della TV pubblica greca ERT. A scendere in piazza anche alcuni portoghesi critici nei confronti della Troica. È come se fossimo colonizzati da un potere esterno. Pensiamo che sia d'attualità scendere in piazza qui a Bruxelles, nel cuore dell'Europa, per dire al Parlamento europeo, alla Commissione europea, che bisogna salvare la TV pubblica greca. La Commissione europea si è limitata a prendere atto del provvedimento di Atene, affermando che la situazione della TV pubblica greca non è stata oggetto di discussioni tra il governo greco e l'esecutivo europeo. La decisione delle autorità greche, spiega il portavoce, dovrebbe essere vista nel contesto degli sforzi intrapresi dal governo greco per modernizzare l'economia greca, migliorando l'efficienza del settore pubblico greco. Vangelis Demiris, corrispondente della TV pubblica greca, si aspettava una reazione più forte di condanna da parte della Commissione europea. La Commissione europea sostiene di non essere implicata in questa storia, è falso. La Commissione europea e la Troica hanno chiesto i licenziamenti e dalle minacce si è passati ai fatti. La Grecia è stata sottoposta alle esigenze della Troica, 2656 persone sono senza lavoro e temiamo altre cattive sorprese.